Sei andata a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, con te cammina. Degli aranci tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome. Buongiorno ragazzi. Con quali comportamenti affermi ogni giorno la legalità? Con i piccoli gesti. Per esempio, se un ragazzo sta male o l'aiuto. Avere delle aree verdi e proteggerle, poi proteggere anche gli animali. Sinceramente cerco di informarmi ogni giorno sulla legalità, soprattutto sugli avvenimenti che accadono tutti i giorni, ma anche in quelli passati, come la strage di Capaci, quella di Borsellino, ma anche come uomini della Chiesa. Che valore dai a questa giornata? Allora, intanto il valore è particolarmente importante perché ci serve intanto per non dimenticare e poi come ispirazione per comportamenti futuri, anche per evitare che si ripetano situazioni di queste. È sicuramente un valore molto importante perché appunto ricordiamo persone che sono morte per cercare di mantenere la legalità all'interno dello Stato. Che valore dai a questa giornata? Allora, sicuramente è una giornata molto importante perché ricordiamo le persone che si sono sacrificate per noi e che hanno combattuto contro la mafia e continuano quello, e noi continuiamo quello che loro hanno iniziato per non dimenticare. Perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato, uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fane e di famiglie sparse come tante vie su un'isola di sangue che fa tante meraviglie fra limoni e fra conchiglie. Come docente, con quale coraggio affronta le sfide di tutti i giorni? Col coraggio di formare le nuove generazioni a capire che cosa significa essere cittadini onesti, corretti, coraggiosi, come Giovanni Falcone voleva le nuove generazioni, come lui sperava che le nuove generazioni fossero e come noi nel nostro piccolo cerchiamo di trasmettere ai ragazzi ogni giorno. Era la notte buia dello Stato italiano. Volevo chiedere, con quali strumenti si può intervenire per valorizzare e migliorare l'imprenditoria sana del territorio e creare una nuova occupazione? Non è semplice, però sicuramente quello di consentire alle persone di affrancarsi dalle necessità e avere un'occupazione, quindi un lavoro, credo che sia la migliore soluzione possibile, perché quando tu hai un lavoro sei indipendente, l'indipendenza ti consente di non ricevere, diciamo, pressione o quantomeno di non essere ricattabile. Grazie della risposta. Con quali strumenti si può intervenire per valorizzare e migliorare l'imprenditoria sana del territorio e creare una nuova occupazione? Se noi riusciamo a dare una programmazione economica a tutto ciò che riguarda l'imprenditoria in generale, riusciamo noi a sviluppare tranquillamente e serenamente l'imprenditoria sana senza che ci siano devianze dovute ad attività collaterali non legali. Come possiamo collaborare noi giovani per sconfiggere questo fenomeno mafioso? Comunque facendo dei gesti che, come ho detto prima, molte persone non fanno, quindi tipo non chiamare più poliziotti, comunque sbirri, perché comunque sono persone come noi che comunque ci aiutano. Se ti trovassi davanti ad un mafioso, cosa gli diresti?
Vergognati per quello che hai fatto e per quello che farai. I mafiosi li chiamiamo boss, capi, ma di che cosa? Cioè non ci vuole coraggio, ecco, per affrontare quello che faccio. Cioè, mi alzo, vengo a scuola, è quello che faccio da 30 anni circa, quindi non c'è. Cioè la gioia di venire qui a scuola, di stare con i ragazzi. Signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età. Come rappresentante delle istituzioni, con quale coraggio affronta le sfide di tutti i giorni? Quando uno fa un lavoro come quello che facevo io, cioè proteggere le persone, intanto fa un lavoro molto affine all'essere umano. Perché per esempio lei un giorno sarà mamma e che farà col suo piccoletto? Lo protegge. Un papà diventa papà, che fa con i suoi figli? Li protegge. Per me proteggere era diventato il mio lavoro. Per me è una giornata molto importante perché si ricordano persone che hanno lasciato qualcosa nella storia, soprattutto dell'Italia e in generale di tutto il mondo. Per quale motivo nel mondo, da che esiste l'essere umano, sono morte delle persone? Per una parola, si chiama libertà. La libertà è una parola, però nel suo significato in ciascuno di noi, in nome di questo valore, sono molti a milioni proprio che hanno lottato affinché noi fossimo una civiltà di persone libere. Ora quello che vorrei dire ai ragazzi, la legalità passa attraverso la gentilezza, attraverso le buone maniere, attraverso il rispetto dei luoghi che si vivono giornalmente, il rispetto dell'adulto, il rispetto della vita di ognuno di noi. O si sta contro la mafia o si è complici dei mafiosi. No? Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, e oggi non abbiamo ricordato solo loro, abbiamo ricordato tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per rendere libera la nostra. Questi sono messaggi preziosi che partono dalla scuola, e quando dalla scuola partono questi messaggi la comunità cresce diversamente. È la cosa importante, se vogliamo dare senso al nostro titolo della manifestazione, una storia viva, solo se questi anni, questi 30 anni, sono veramente la memoria di tutti quelli che sono morti, di tutti quelli che li hanno ricordati nei 30 anni, di chi non li ha conosciuti, perché attraverso di noi possono capire, possono comprendere quale sacrificio è stato fatto per donarci questa libertà, perché noi siamo liberi grazie a loro.